da quanto tempo fai trading, Max? Dal 97. Preciso questo in questo video perché ci sono in giro tanti sbarbati, no? Che non hanno peli bianchi sulla barba o sui capelli, che spiegano la macroeconomia, che parlano di strategia di trading, che fanno video gratis su YouTube per guadagnare i soldi dei click della pubblicità. Io lo faccio dal 97, chiaramente ho iniziato da solo, per cui questo mi è costato un lungo tempo di apprendimento, tante energie spese e soldi lasciati per terra. Imparare da solo è un metodo per pochi. Perché per pochi? Perché la maggior parte delle persone non gradiscono metodi spartani per imparare, e imparare da solo significa prendere un gran calcio nel culo, cadere giù come facevano a Sparta dal precipizio, dal burrone, e finire in acqua sperando di essere fra i pochi in grado di nuotare. Chiaro, un ottimo metodo, però per pochi. Quindi i più preferiscono studiare, giustamente, spendendo tempo su YouTube, in corsi, formazione, eccetera, che peraltro anche io dispenso, per cui non sono contrario a questo metodo, penso sia un metodo più agevole per i più. Imparare da solo significa perdere tempo, soldi. Chiaramente i soldi li perdi anche dopo, nel senso che non tutte le operazioni sono vincenti, non tutti i mesi sono vincenti. Significa avere a che fare quindi con le perdite in ogni caso per tutta la vita. Chiaramente l'obiettivo è che i profitti siano superiori alle perdite, questo sì. E questo però è così in tutti i business, in tutte le imprese, per cui non esiste un'impresa, un business, un'attività dove non ci siano perdite. Anche se sei dipendente, hai le perdite. Per esempio, se devi mettere le benzine, i soldi della benzina nella macchina per andare a lavoro, hai una perdita, no? Hai un costo. E nel trading il costo sono le perdite. Ho iniziato nel 97. Prima di decidere di fare trading a tempo pieno, ho avuto diverse disavventure e solamente nel 2007 ho deciso di mollare la mia attività da dipendente per fare trading online. È stata una scelta molto combattuta, è stata una scelta che ho fatto allora con circa 100.000 euro in account. È vero che di quei 100.000 euro, che era tutta liquidità, perché non puoi fare trading con i prestiti o i debiti, una parte le dovevo alla banca, perché io, non tutti lo sanno, decisi, non ti consiglio di farlo, di usare un incremento del mutuo sulla mia prima casa, rinegoziare il mutuo sostanzialmente, per mettere dei soldi in più sul conto di trading. Non avevo da badare a dei piccoli, però ero sposato, avevo una moglie, avevo i miei compiti e ho deciso di fare questa scelta che per molti risulterà un azzardo, come un azzardo è partire, imparare da solo, eccetera, eccetera. Però ognuno fa il suo cammino in modo diverso, giusto per se stesso, sbagliato per qualcun altro, quindi non è che tutti siamo uguali. Quindi questa è stata un po' la mia storia in breve. Quando ho iniziato avevo 10.000 euro in conto, frutto di risparmi della mia attività lavorativa. Sono sempre stato un buon risparmiatore, non eccessivo, non un genovese, però un buon risparmiatore, perché mia madre da subito mi ha insegnato che una parte dei soldi vanno messi via. Per comprare la casa, per fare trading online in modo speculativo, mia madre non l'avrebbe mai immaginato, però insomma dei soldi vanno messi via per qualcosa. E così è stato allora, e così adesso io non spendo tutto quello che guadagno, una parte lo accantono, sia con la società che a livello mio personale, perché così è giusto fare, altrimenti volendo puoi sempre spendere più soldi di quelli che guadagni. Il risparmio è comunque qualcosa di importante, viene vista come parola quando hai pochi soldi. In realtà il risparmio è la differenza tra le entrate e le uscite in positivo, quindi per un'azienda ad esempio è l'utile. L'utile viene consolidato e fa più figo quando tu ne accantoni una parte, quindi cresce la dimensione dei soldi che hai in attivo in banca per una società ad esempio. Quindi così fa più figo. Il risparmio sembra, sono povero, metto via 50 euro. In realtà dal punto di vista personale non si parla di accantonamenti e utili, ma si parla di risparmio, differenza tra entrate e uscite. Questa è un po' la mia carriera veramente in breve, per chi magari mi avesse conosciuto da poco e dice: ah, però come hai iniziato, cosa ha fatto? Questo è quello che ho fatto e questo è il modo in cui ho iniziato.